Vedi, in casa mia avevano l'abitudine di rilegare le annate dei quotidiani. Quando ero molto piccolo, mi arrampicavo sulla biblioteca di mio padre e tiravo giù questi libroni con i giornali rilegati di tutto un anno. Mi ricordo che leggendoli mi domandavo: ma come facevano a non vedere? Perché all'inizio c'era una quantità di gente che poi sarebbe passata all'antifascismo e addirittura alla resistenza, che invece partecipava, diceva delle cose miti, dicendo: ma adesso, tuttavia l'Italia è ancora una democrazia e cose di questo genere. E vedendo questi giornali, mi sono fatto un'idea di come nasceva il fascismo. Girando di fascicolo in fascicolo, di quotidiano in quotidiano, io vedevo nascere il fascismo come se fosse un fumetto. Il secondo numero era più fascista del primo, il terzo era più fascista del secondo, il decimo era immensamente più fascista dell'inizio del volume. Alla fine dell'annata di giornali rilegati c'era il fascismo. Quello era il periodo in cui la vera persuasione era intimidire, spaventare fisicamente. Adesso la vera persuasione è intimidire o spaventare psicologicamente, in modo che tu capisca che ne va della tua carriera, ne va del tuo futuro, ne va dei posti che potrai avere o non avere, vedi della gente molto premiata, ti vedi molto emarginato e scegli di stare dalla parte giusta. Dopo il Parlamento europeo e la Federazione internazionale della stampa, anche l'ONU nel 2005 esprime grande preoccupazione per il restringersi della libertà d'espressione in Italia. Freedom House, un importante osservatorio internazionale, colloca l'Italia al 77° posto nella classifica mondiale sulla libertà d'espressione dopo diversi paesi sudamericani e africani. Spiega che l'Italia era un paese libero fino al 2002 e diventa semilibero nel 2004.